Precisa come un orologio svizzero, ma con quasi 2 anni di ritardo, casa Garmin rilascia finalmente la nuova serie Fenix 7. Eccolo che è arrivato. Stiamo parlando in questo caso del top di gamma, quindi del Fenix, come vedete, 7, quindi il titanio. Antigraffio e tutto quanto, e con la versione solar, quindi con la batteria che si ricarica, non so ancora quanto, però che si ricarica grazie anche ai pannelli solari. Andiamo un attimo a vedere insieme di cosa stiamo parlando. Di una confezione classica. Aprendo, vediamo che abbiamo l'orologio. L'orologio è protetto da una pellicola che andiamo subito a rimuovere, che per il momento non ce ne facciamo niente. Dopodiché, oltre all'orologio, abbiamo una piccola scatola di protezione contenente il solito caricabatterie, che USB ormai non ti danno neanche più in dotazione la spina per la rete domestica, e questo è un dispiacere perché comunque le scatole, le dotazioni degli accessori ormai sono veramente minimi. Aumenta il prezzo, diminuiscono gli accessori, vabbè, e questa la mettiamo da parte. Abbiamo delle note informative sulla sicurezza, va bene, non ce ne facciamo niente, e abbiamo una piccola guida. Anche qua vediamo, insomma, ecco che l'orologio ha i classici bottoni. Però lo vediamo, insomma, un attimo sull'orologio stesso. Vediamo un attimo di aprire, rimuovere le protezioni. E questo è l'orologio. Allora, vediamo di paragonarlo un attimo al 5X, che è quello che avevo prima. Allora, la cassa è una 51 mm, quella del nuovo 7X, e con schermo da 1,4 pollici a ricarica solare. Vediamo che la ricarica è questo pannellino che si vede, tutto attorno. Ha una dimensione dell'incirca, ecco, 2 mm, e questo permette la ricarica. Rispetto al 5X direi che è molto più leggero. Si sente proprio a livello di peso. Il 7X è molto molto leggero. Hanno rimosso le viti nella corona, però le hanno aggiunte sulla parte cinturino. Esteticamente non sono belle, ma insomma, dai, non importa. Speriamo che la funzione sia quella che invece va e sì, e va bene rispetto a quelle, al 5X, perché ho avuto parecchi problemi. Nel retro abbiamo tutta la parte dei sensori, quindi per il battito del cuore, l'ECG, l'elettrocardiogramma, questa funzione nuova che hanno implementato, e l'ossigenazione del sangue. Abbiamo i connettori per l'alimentazione. Altre cose particolari e degne di nota è la costruzione in titanio. Sicuramente permette di dare una robustezza visiva, però una leggerezza importante al polso, quindi sicuramente molto positivo. Per quanto riguarda l'accensione o la componentistica dei bottoni, abbiamo lo start, stop, il lap o il back, quindi per durante un'attività creare un lap oppure andare indietro nel menu, freccia down, up oppure menu, e sicuramente con la funzione menu, con questo bottone, abbiamo anche l'accesso appunto alle opzioni. La parte sopra abbiamo l'accensione e lo spegnimento dell'orologio, e sicuramente l'accesso ai menu secondari o quelli veloci. Molto interessante è questo LED che hanno aggiunto. È un LED che permette di avere una torcia o comunque delle funzioni durante la corsa o comunque gli allenamenti. Ci permettono quindi di essere visibili anche di notte. Questa cosa è molto molto interessante. Nell'accensione, quindi mentre lo accendiamo, subito scopriamo che lo stile dell'orologio è molto elegante, è bello, e il titanio, insomma, ecco, dà una nota in più a questo orologio. Ecco, una volta acceso il cellulare, la prima cosa che possiamo notare è il menu. Quindi, accedendo col bottone in alto, che è quello per lo spegnimento, abbiamo queste informazioni
Quindi partendo dall'inizio, lo spegnimento, la batteria, il controllo musica o wallet per i pagamenti che io non uso, vabbè, l'orologio, la funzione salva posizione e arriviamo a quella che è una novità, la torcia. Vedete che attivandola ci dà la possibilità di avere questa torcia che di notte o al buio comunque funziona molto molto bene. Vediamo se ci danno delle funzioni particolari. E è appunto come abbiamo visto prima, la luce, la classica luce, oppure anche la lucetta rossa in caso di corsa di bicicletta, insomma, la sera è molto simpatica. Il back, torniamo indietro, disattiviamo, torniamo indietro, rimpostiamo la luce, orologio e touchscreen. Ecco, una nota importante: l'orologio, quindi i comandi dei pulsanti performanti in qualsiasi ambiente, sono abbinati a una nuova interfaccia touchscreen che ci permette quindi un rapido accesso a selezioni e funzioni. È un qualcosa che non amo, non mi piace e infatti ho disabilitato immediatamente perché nelle versioni precedenti di altri modelli non mi sono proprio trovato benissimo, quindi è una cosa che ho disabilitato immediatamente. Degno di nota sicuramente sono tutte le funzioni che possiamo avere per quanto riguarda la parte del monitoraggio del corpo, quindi il nuovo Fenix 7 sicuramente ci permette di avere una frequenza cardiaca al polso, quindi di rilevare il nostro battito cardiaco e soprattutto di andare a segnalare delle anomalie che potrebbero esserci, quindi in caso di frequenza alta o bassa. Abbiamo integrato nel sensore anche il Pulse Ox, quindi il fatto di poter misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue e altri parametri che poi vengono invece registrati durante la notte, quindi il monitoraggio avanzato del sonno dove possiamo vedere le fasi di sonno leggero, profondo e REM. Tutte comunque funzioni che possono essere analizzate sempre con la classica applicazione Connect. Altre cose interessanti di cui parlare sicuramente è il monitoraggio dell'energia del corpo, quindi il carburante che noi abbiamo dentro di noi, quindi in considerazione alla variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altri dati comunque che vengono monitorati, ci danno la possibilità di capire come siamo, come il nostro corpo funziona. Quando sono circolate le prime immagini dell'orologio, ovviamente non ufficiali, quindi non si sapeva se realmente fosse stato poi così. Comunque nei primi di gennaio di questo mese, prima della presentazione, si poteva notare come l'orologio avesse un pannello solare leggermente più ampio a discapito dello schermo realmente utilizzabile per le letture poi dei dati. E appena ricevuto sono andato a vedere immediatamente, a misurare un attimo le distanze, ma effettivamente, fortunatamente, lo schermo è ampio, quindi permette di avere tanti dati e di leggerli bene, quindi non è così piccolo come era stato definito dalle immagini, probabilmente erano proprio delle fake news. E possiamo dire che sicuramente l'orologio fa tanto. Ha la possibilità di avere i training status, tutte le informazioni sportive, ci sono tutte le parti di preimpostate per gli allenamenti, insomma c'è tanto, tanto, tante cose che sono diventate ormai di abitudine comune, come abbiamo detto prima, anche l'utilizzo dell'ECG che ci permette di avvertirci se abbiamo un valore di cardio superiore o comunque inferiore a quello che potrebbe essere una norma, oppure anche di avere una misura dell'ossigenazione. Ho notato che l'ossigenazione non è proprio così perfetta. A differenza di un saturimetro a dito, ho visto che l'orologio segna qualche punto in meno, quindi da capire bene se può essere tarato e comunque come sarà nella misurazione futura. Sicuramente l'orologio non è pensato per questo. L'orologio nasce come orologio sportivo, quindi è un orologio che deve essere utilizzato nell'ambito di allenamento. Allenamento, gare, uscite, tutto quello che ci sta. Non ho avuto la possibilità di provarlo, se non al polso come smartwatch,
e quindi mi riservo un attimo di giocarci un po' sia nel campo corsa che nel campo bicicletta e se ne ho la possibilità anche magari in sci alpinismo. Quindi direi che per adesso è tutto, qualsiasi informazioni di tecniche si possono comunque trovare sul sito garmin.it. E di conseguenza ci risentiamo un attimino per un approfondimento un po' più dettagliato per quello che è la funzione per la quale è nato lo sport. Il 5X qualche anno fa mi ha lasciato un po' così, mi ha lasciato un po' di dispiacere, visto che comunque ne ho cambiati tre in garanzia e tutti e tre hanno avuto lo stesso problema e per questo non ho preso il 6, ho saltato un'edizione e spero che la 7 comunque, visto che esteticamente è un gioiellino, speriamo che la 7 anche a livello di motore interno ci permetta insomma di utilizzarlo per quello che è nato. Ciao a tutti e alla prossima!